È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. La Team Cup quest'anno ha regalato un'altra favola, quella del Pordenone, l'unica squadra di Serie C capace di raggiungere i sedicesimi di finale. Volata a Cagliari per vivere il sogno di giocare su un campo di Serie A Team per la prima volta. È un premio per la società, per la città e per tanti ragazzi che hanno l'obiettivo, il sogno di arrivare in Serie A. È stata una cavalcata importante perché abbiamo giocato con squadre decisamente superiori al Pordenone. Il sogno dei miei ragazzi è quello di andare a toccare con mano il terreno di San Siro. Corner sul secondo palo, colpo di testa di Bassoli e torna in vantaggio il Pordenone. Il sogno diventa realtà. Il Pordenone a sorpresa vola a San Siro per gli ottavi contro l'Inter. Loro si presenteranno con un top player che è difficile da affrontare, che si chiama supermotivazione. Se c'è una cosa a maggior ragione rispetto alle domeniche oggi, mi dispiace non farvi giocare tutte e 23. Tutte e 23. Mi dispiace un sacco. Oggi ve lo siete, ce lo siamo tutti meritati, ragazzi. Andare a giocare a San Siro. Ve lo siete meritati, ragazzi. Ci siamo. Nessuno vi ha regalato niente. Nessuno vi ha regalato niente. L'unico, se lo posso dare un consiglio, giocate sereni. Ma sereni, ragazzi. Rispettando l'avversario, giochiamo con la prima della classe, giocatori che fanno i mondiali, che fanno gli europei, ci siamo. Però voglio vedere una squadra che gioca, che non si fa giocare dalla partita, ragazzi. La dovete giocare, senza rimpianti. Il primo tempo finisce 0-0. È ribattuto Sainz Masa, attenzione, Sainz Masa in area di rigore, il Pordenone sfiora il vantaggio a San Siro. E il Pordenone resiste anche alla fine dei 90 minuti. Tempi supplementari. Brozovic, vede il taglio di Icardi, fuori! Non c'è più tempo! Il Pordenone trascina l'Inter ai calci di rigore. Padelli intuisce! Match point nelle mani di Yuto Nagatomo! Rete! Passa l'Inter! Finisce la favola del Pordenone! I ramarri sfiorano l'impresa, ma questa serata rimarrà comunque nella storia del Pordenone.